Ben ritrovati sul mio canale. Questa sera vorrei parlarvi di un libro di Catherine Watts che si ispira a una storia vera che si intitola Mariana. Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Si ispira a una storia avvenuta nel XVII secolo in Portogallo. È la storia di una suora, questa ragazza costretta dal padre a chiudersi in un convento, come avveniva molto spesso a quell'epoca, che ad un certo punto della sua vita incontra un comandante francese delle truppe dei mercenari che erano andate in aiuto del Portogallo, a combattere in favore del Portogallo durante la guerra per avere l'indipendenza dalla Spagna. E questa monaca si innamora perdutamente di questo capitano francese e ne diventa la sua amante. Infatti lui per diverse notti si intrufola nel monastero per passare con lei delle ore di passione. Cosa succede? Che quando questa storia viene alla luce scoppia un putiferio, uno scandalo tale che lui deve rimpatriare velocemente in Francia. Questa ragazza, disperatissima, pazza d'amore per quest'uomo, le scrive 5 lettere dove riversa tutto quello che prova per lui, lo supplica di tornare e quant'altro. Lettere a cui lui non risponderà e anzi verranno pubblicate in forma anonima nel 1669 in un volumetto dal titolo Lettere di una monaca portoghese, che farà un successo immenso e verrà persino tradotto in altre lingue, sarà fonte di ispirazione di artisti e poeti, e persino Stendhal disse: bisogna amare come la badessa Mariana, quell'anima ardente che ha lasciato per noi un segno di fuoco nelle sue lettere. C'è poi chi, ovviamente non mancano mai contestatori, che affermano che è tutta una storia inventata da parte di qualche scrittore francese, dal momento che le lettere originali in portoghese nessuno ne sa niente, non si sono mai trovate, quindi c'è anche questa voce. Io ve la riporto così come l'ho saputa. Sta di fatto che realtà o romanzo, Catherine Watts in questo libro riporta la storia di Mariana, di questa ragazza, di questa monaca. E è una lettura molto scorrevole, molto avvincente, è un libro che ti cattura pagina dopo pagina fino in fondo. E cosa mi piace di questo libro? Che pur non nascondendo ciò che avviene tra la badessa e il capitano francese, non scivola però nell'erotismo spicciolo, e quindi questo secondo me è un punto molto a favore della narrazione. Per esempio, mi era piaciuto molto un passaggio dove c'era, perdonatemi, non mi ricordo il nome della suora, che va a ritirare le lenzuola di Mariana da lavare, e mentre si avvia verso il lavatoio le annusa perché queste lenzuola sono intrise dell'odore dell'uomo, e praticamente questa suora invidia Mariana perché lei
è un'esperienza che non potrà mai avere e quindi si accontenta di annusare queste lenzuola. E quindi è una descrizione comunque carica di significato senza cadere nel volgare, senza cadere nel scurrile, quindi è molto bello. È un libro che sinceramente io consiglio soprattutto a tutti coloro a cui piace leggere dei romanzi ispirati a storie vere o comunque presunte tali. Io mi piace pensare che sia una storia vera, però poi questo lascio decidere a chi lo legge. Detto questo, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi appuntamenti. Io vi saluto e vi do appuntamento come sempre alla prossima.